Ciao a tutti, io sono Svetlana Marongiu e questo è il nostro canale di YouTube. Questo è il canale di Victoria e Svetlana Marongiu. Oggi impareremo a fare insieme questo bellissimo punto a ferri. Guardate che meraviglia che esce fuori in quanto il punto è molto semplice. Ok, questo campione ho realizzato del filato che si chiama Dubai, filato di lana gatto, solo che in un altro colore. E il campione che andiamo a fare insieme io farò di filato che si chiama Brera. Cosa voglio dire dei filati? Guardate, tutti e due simili tra di loro. Se li osserviamo bene, se apriamo un pochino, ok, vedete che sembra che è un cordoncino di nylon o in questo caso sì, sto guardando poliestere, è riempito di lana. Guardate che tipo di filato che adesso in commercio si vede, noi li incontriamo spesso in quanto sono particolarissime della loro struttura e anche della qualità. Ok, per quanto riguarda filate sfumate oppure di print, questo punto non vale proprio, cioè non risalta per niente. Quindi, se volete fare questo punto, vi consiglio di usare un filato di monocolore. Ok, quindi mettiamo da parte questa campione che ho fatto, prendiamo quella che ho già avviato le maglie e adesso cominciamo a fare il nostro campione. Per quanto riguarda numero di mali multiple a 2, quindi avviamo il numero di mali che servono. Prendiamo due mali di vivagno. Io all'inizio faccio un nodino in questo modo, così la mia prima maglia sarà, non si allargherà più di tanto. Ok, no, vi ho detto numero di mali multiple a 2 e due giri da ripetere. Noi adesso ci troviamo sul rovescio del nostro lavoro. Ok, prendiamo un'altra cosa. Quando iniziamo, avviamo le prime maglie, mi raccomando, fatele un pochino più morbide. In questo caso che non ho fatto io, vedete che io le sto allargando in quanto noi da subito andiamo a intrecciare le nostre maglie. Ok, prima maglia la tolgo senza lavorare, dopodiché filo davanti al lavoro e lavoriamo a coppia. Quindi davanti a noi evidenziamo questa prima coppia, ok? Due maglie, quindi prima e seconda. Prima lavoriamo la maglia numero 2, ok? E la lavoriamo a rovescio. Non è difficile, è un pochino più scomodo di farlo sotto videocamera. Ok, quando abbiamo fatto la seconda maglia a rovescio, noi non togliamo niente dal ferro, in quanto andiamo subito a fare la maglia numero 1. Quindi questa è la prima e la lavoriamo sempre a rovescio. Come vi ripeto, noi ci troviamo sul rovescio del lavoro. Ok, abbiamo fatto prima coppia, dopodiché togliamo tutti e due dal ferro. Di nuovo ferro davanti al lavoro, la seconda coppia di maglie. Prima noi facciamo la maglia numero 2, che a rovescio, non buttiamo il filo dal ferro e poi lavoriamo a rovescio la prima maglia. Dopodiché noi togliamo tutte e due maglie dal ferro e ripetiamo il nostro lavoro. La successiva coppia, filo davanti al lavoro, la seconda maglia a rovescio. Ok, e poi la prima maglia a rovescio e buttiamole dal ferro e così ripetiamo il nostro lavoro. Ok, prima la seconda maglia, dopo la prima e buttiamo dal ferro, filo davanti al lavoro, successiva coppia, la seconda maglia,
la prima maglia e togliamo dal ferro, e così noi andiamo a lavorare il nostro primo giro, che a 2, quindi a rovescio. Prima lavoriamo la seconda maglia e poi lavoriamo la prima e facciamo scendere dal ferro. Faccio vedere ancora, quindi filo davanti al lavoro, vedete questa coppia, prima lavoro maglia numero 2, dopo maglia numero 1 e le butto dal ferro, e così via, strada facendo, chiacchierando, siamo arrivati quasi alla fine del nostro giro. Ok, sono rimasta, mi è rimasta ultima coppia, lavoro anche ultima coppia, seconda e prima maglia. Ok, quando abbiamo fatto ultima coppia, quindi ci rimane fare una maglia di vivagno e la facciamo a rovescio. Ok, e con questo abbiamo terminato il primo giro. Ricordate che il primo giro noi facciamo sul rovescio del lavoro, dopodiché giriamo il nostro lavoro sul dritto e cominciamo a fare in questo modo: prima maglia e maglia di vivagno, dopodiché noi facciamo una maglia a dritto. Noi facciamo questa maglia a dritto in modo che poi i nostri mali intrecciati vengono a scacchi. Adesso strada facendo voi vedrete cosa si sta formando, e cominciamo a fare la stessa cosa come abbiamo fatto sul rovescio del lavoro, solo che facciamo lavorando al dritto. Quindi prima coppia, quindi prima e seconda maglia, prima la facciamo maglia numero 2, guardate, entro in questo modo, aggancio e lavoro a dritto. Ok, dopodiché entro nella prima maglia, la lavoro a dritto e solo adesso tolgo questi due mali dal ferro, e così noi andiamo a fare il nostro lavoro. Quindi la successiva coppia, eccola qui, quindi prendo la seconda maglia, la lavoro a dritto, ok, dopodiché entro nella prima maglia e la lavoro a dritto. Dopo aver fatto questo, io tolgo dal ferro. Dopo prendiamo successiva coppia, quindi prima maglia e la seconda, entro, guardate, aggancio la seconda maglia, lavoro a dritto, dopodiché entro nella prima maglia e lavoro a dritto, e adesso tolgo tutti e due mali dai ferri. Ok, e in questo modo io vado a terminare il mio secondo giro. Ok, seconda maglia, dopo la prima e tolgo, dopodiché la successiva coppia lavoro la seconda maglia, ok, e adesso lavoro la prima. Se osserviamo, già si sta formando il nostro intreccio, che okay? Seconda maglia a dritto, dopo la prima, che okay? Seconda, poi la prima, che okay? Siamo quasi arrivate alla fine. Alla fine ci deve rimanere una maglia sola, che okay? La seconda, la prima, che okay. Ultima coppia, seconda maglia, dopodiché lavoro la prima maglia. Ok, vedete, sono arrivata alla fine del giro. Vi ricordate che questo giro abbiamo iniziato lavorando da una maglia a dritto, e quindi anche alla fine abbiamo una maglia singola, la lavoriamo a dritto, dopodiché facciamo maglia di vivagno. Ok, il punto è tutto qui. Adesso noi giriamo lavoro sul rovescio e cominciamo a fare a coppia, quindi maglia di vivagno, poi lavoriamo a rovescio per la prima volta, all'inizio prima maglia, poi la seconda, togliamo dal ferro, lavoriamo la seconda, poi la prima,
dopodiché la seconda, la prima. La seconda, la prima, e così a coppia noi andiamo ad alternare giro sul rovescio e giro sul dritto del lavoro. Io adesso faccio un po' da sola il mio campioncino e poi ci rivedremo ancora. Ho lavorato un pochino il mio campione e questo è il risultato che ho ottenuto. Per dire la verità, la videocamera non trasmette proprio la bellezza del filato e di questo punto. Io ho scelto di proposito questi due filati, sia questo che vi ho fatto vedere prima, dove c'è un po' di luccichio. Per sottolineare sia appunto che il filato. Guardate, cioè, punto, è molto semplice, il nostro lavoro rimane piatto, non si arrotola. Sul rovescio certo che non è niente di particolare, è semplice rovescio, quindi non è double face questo punto. Credo che voi troverete mille modi per usare questo punto. Io credo che lo lavorerò di sicuro in quanto mi piace molto. Ricordate ancora che quando siamo sul dritto del lavoro, la prima maglia di vivagno, dopo una maglia a dritto, e dopodiché noi andiamo a lavorare a due, arrivando alla fine, penultima maglia è maglia a dritto e poi maglia di vivagno. Ok, con questo il nostro video è finito. Noi ci vediamo presto, vi saluto tutti e alla prossima. Ciao ciao!